La voglia. Adesso posso anche girarla questa. È anche più. Mi piace questa. Se ti vedi bene, non rischi. Saluta. Ciao. Dove sarà Fino? Dove sarà Fino? No, Giuseppe di Fino. Ah, forse Giuseppino, effettivamente è quello che non ci sta. Che cos'è che stai cambiando la testa? Che giro? No, buongiorno ragazzi. Ciao. Amici di Giuseppe. Sì, esatto. Dai, vediamo cosa va. Pino era un tipo rassicurabile? No. Eh? No, per niente. Sì, secondo me sì. Per niente. Bravo Pino. È la classica persona che sembra buona e invece poi ti ammazza e ti mette nel cofano. No, vedi, tra l'altro c'è la sigaretta. Sì, sì. E non l'ha accesa, ma no, sicuro noi siamo sì, scesi. Sì. Siamo scesi, sicuramente... fumo dentro la macchina. Sì, sicuro. Nella tua macchina. Se sì. Sentiamo puzza di fumo è lui. Per forza. Sì, 13 metri quadrati, ma è di più. Ah, ma non si chiude a chiave, si chiude da fuori a chiave. Vabbè, lì chiudi così. Ti piace? Sì. Questa camera? Questa tipa è un po' strana, però. Però è pulito, perché no, senza, senza pure all'ingresso che sì, odore sì, di sì. Spirito che c'era. Sì, vabbè, sono disinfettato. Cioè, era proprio pulito. No, ma è un po' d'ansietta questa signora, vabbè. Vabbè, la stessa ansia ci tiene, di Pino. Ci tiene, magari, non ti dice... Magari faccio solo questo del lavoro, se mi sfasciate tutto, che faccio? Vabbè, forse ti sono preso per ragazzetti, quindi magari pensa che stavo dando. Dici, no, lei sono brave persone, lo sai, sono brave persone. Guarda, mi sei tutto rigato, carino. Vi faccio fare un giretto in questa stanza che ho prenotato in quel di Milano. Abbiamo qua l'ingresso, poltrona poco rassicurante, cioè scricchiola tutta, cose, vabbè, comunque dovrebbe diventare anche letto. Letto matrimoniale, un armadio dove ancora non ho messo niente, ma ci sono gli appendini, coperte, cuscino non troppo pulito. Poi cassetti con copriletto, credo. E poi qua c'è il bagno, è piccolino, però alla fine ci sta, non è che... Chissà che cosa devo farci. Eccolo qua, c'è la doccia, il WC che magari chiudiamo perché non è proprio il massimo da vedere. Un cartello che dice siete pregati di non gettare alcun oggetto nel WC. Non so chi è che butta oggetti nel WC, di solito lo scambia per un cestino, ma tant'è. E niente, questo è l'appartamento, pagato 170 euro per due notti e per essere in una buona zona di Milano sicuramente non è male. Proviamo la colazione del Mac a mezzogiorno. Ci vuoi dentro? Grande. Che cosa hai appena visto nella metro? Una cosa schifosissima, mamma mia. Uno, praticamente, gli stava colando il naso, però, siccome invece di
fare come una persona normalissima, prendere un fazzolettino e asciugarsi il naso. Faceva così. Ma non è quella la cosa brutta, perché dici, vabbè, fastidioso, ma va bene. A me che gli colava dal naso qualcosa che non so che cos'era e lui continuava a tirare su, cioè. C'era quella gocciolina. Ma no, è una cosa brutta. Siamo arrivati nel monumento più caratteristico di Milano. L'Apple Store. Ma dopo questa giornata di cammino, vuoi fare il... Ho detto tutto. Vuoi fare il test letto? Oh, sì. Mi ci lancio, Lo lascio fare a te. Vai. Piano, che se si smonta qualcosa, la vecchia poi che dice... Porta la giornata! È la nostra! Paolo Antonacci, Alessandro Raila e Davide... È turissimo! È comodo? Sono due letti separati, mi sa. Sì, l'abbiamo visto la foto su Booking, che si vedeva. Sì, è duro quanto un ciocco di legno. Tutti e due poi sono uguali, spero. Questo è un più morbido. Allora io prenderò quello più morbido. Non ti ho già messo di là, perciò. Tanto vicino alla porta ci dormi tu. Lui ha detto che il Duomo stava a 3 minuti. Sono già 15 minuti. Due. Sono già 15 minuti che camminiamo. E fagli vedere soprattutto dove siamo, perché non c'è il Duomo qui. A Ostiense. Da Milano a Ostiense è un attimo. E ce n'è forse un 53, ma sta lì sotto. Che cosa? I piani di questo grattacielo. È una battaglia. Perché quelle dove sta l'ascensore è ogni piano, no? Boh. Vieni qua, non ti arrestano. Vieni qua. Dai, guarda che non casca giù questo. Dai, vieni qua. Se no. Ma che successo? Ma chissà quant'è che sto registrando? No, c'è scritto 22. 20 secondi, ma chissà quant'è? Stavo a giocare così qualcosa. Non lo cancellavo, voglio rivederlo poi dopo. Stiamo andando a fare l'aperitivo sopra la barca. Non penso che si senta. Anzi, sono vicinissima. No. Eccolo, è lui, eccolo, il nostro amico Fritz. Ehi, raga! Beautiful rosa. Porta portona. Carina. Dai due rosa. No, grazie. Tanto bellissima. Ciao. Grazie. Non ho nemmeno. Aperitivo. Sui navigli pagato 59 euro tutti e due, 30 euro a testa, sì. Per drink due cannoli, sì, ripieni di qualcosa, formaggio e salame e crostini. Caretto. Ci stai riuscendo perfettamente. Dici che si rompe? No. Sei pronta a lasciare questa reggia? Sì, voglio il letto di casa mia perché questo è scomodissimo. Non è vero, bello. Era duro, era comodo. Che ore sono? Rischiamo già. L'una e mezza. Era le 1. Proviamo. Vai. Buon viaggio. Ok, perfetto. Oggi il tuo non funziona. Perché non deve funzionare? Comunque, le metro verdi a Milano puzzano di piscio. Guardami. Ah.
Chi poteva prendersi la febbre prima di tornare a casa? Adesso sto bene. Sarà? Allontanati, febbrosa.